Perché non sento niente? Perché giustamente ieri ho sentito bene la chat. Ho caricato. Perfetto. Va bene. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora. Sempre il buon Aizen mi ha dato un consiglio. Dice: da montacarichi torna indietro. Da montacarichi sono tornato indietro. Ma ho detto, per entrare alla città, all'Indel, bisogna andare da qui, dalle terre proibite. E così ho detto, torniamo indietro da qui. Che tanto fuori ho visto che non è cambiato molto. Aspetta che là c'è un altro ingresso, l'ho visto male. Non mi ricordo cosa c'era qua. Non mi sto ricordando. Non mi ha lasciato il cavallo. Fegato di animale. Ah, di là si andava la torre divina. Ok, dall'altro lato. Di qua invece stiamo tornando indietro. E poi aspetta, questa è alle spalle del boss. The boss. Eh sì, ma c'è un pezzo di città sotterranea. Vediamo qui sopra se c'è qualcosa. Sembra non essere rimasto niente. Vabbè, questa è tutta zona che abbiamo esplorato quando era piena di...
amici simpatichermi. E quella è la porta che è rimasta chiusa, infatti. Aia. Mi sta rompendo le scatole, però, giustamente. E questo è il tizio della zona. Andiamo? Ok, finalmente. Cosa mi dà? Niente. Grazie, lei è stato veramente gentile proprio. Magari prenderlo.
E ce ne sia un'altra. Ma guardare il fantasma forse sì. Wow! Talismani leggendari. Hai ottenuto tutti i talismani leggendari. Passiamo da questo a questo. Non è che mi aumenta di chissà quanto. Vabbè. Meglio di niente. Torniamo giù. E riprendiamo il combattimento con questo. Perché comunque, secondo me, smettila. Aia. Forza. No, mi ha afferrato perché la telecamera si è spostata. Fanno male. Sono crepato male. Comunque, vediamo se tornando a tutta velocità qui non mi riappaiono tutti e tre, per favore, per favore, veramente. Cosa sarebbe alquanto fastidiosa. Dov'era la leva? Qua. Forza! Muoviti! Stavolta cambiamo arma. E vediamo cosa succede. Di qua. Guardate che muri ammazzate tutti quelli. Vabbè, alla fine erano quattro sgherri più un tizio a cavallo, dai. Ce la facciamo a tutta velocità. Dai. Purtroppo il cavallo non lo posso richiamare.
Quanto più veloce non dito così. Ok. Dobbiamo richiamare l'altro ascensore. Molto scenico. E tanto se non... se non arriva su non possiamo tirare la neve. Ci sono di nuovo tutti e tre, eh? Ma veramente? Quindi poi giriamo tutta l'area e dire non c'è più niente, devo ammazzarli almeno tutti e tre, se non c'è un quarto. Ma che caspita sta succedendo qui? Aspetta un secondo. Accettiamo il consiglio. Ah, ma riescono a farsi male da soli. Stiamo scalando tra di loro. E vabbè, abbiamo capito. Aspetta, da sopra diceva... adesso c'è un punto senza... senza che muoro, magari. Ok, da qua. Vabbè, mi fa le finte, però. Hmm.
Ancora vivo. Vieni qui sotto, dai. Che culo. Questo è più veloce. Dai, su. Ragazzo. Veramente. Così. Se esce il terzo, possiamo spaccarlo con più serenità. Dimmi che non moriamo come degli scemi. Ok. Per risparmiare 4 metri di strada. Allora dillo, va. Ah, ho finito di potere magichetto. Punti abilità. Stai calmo. Ma dico io, non sto da male, sto merda. A parte che io potrei smettere di fare amici. Ok. Abbiamo uccisi tre. Neanche a mezza ricompensa. Unico oggetto e altra cosa a disposizione in quest'area era quel talismano che abbiamo preso. Quindi tutta fatica inutile. Tutta fatica inutile.
Senti, facciamo una cosa. Torniamo qua, saliamo sul montacarichi e passiamo dall'altro lato stavolta. Un attimo, dare un'occhiata. Se qualche metro qualcosa di qua. Pozza. Sinceramente tutto sto casino. Per 12 punti vita e 2 punti vigore e 2,1 kg di peso massimo. Vabbè, dai, non lamentiamoci sempre. Certo, se non avessi avuto il precedente talismano. Che figata. Andiamo avanti. Effettivamente un po' una mossa da pirla, potevo trasportarmi direttamente qua. Però se dobbiamo esplorare, dobbiamo esplorare. C'è poco da fare. Possiamo considerare. Intanto mi viene la tentazione di buttarmi qua sotto per capire se c'è qualcosa sul fondo, ma la risposta in realtà la sappiamo tutti. No, ma con calma, eh. Ci facciamo un pisolino, sembrava fosse successo qualcosa. No, vabbè. Mi ricordo che la volta scorsa c'era tipo uno spettacolo magnifico. Però dai, così, è altrettanto figo. Non è cambiato assolutissimamente niente qui. Quindi tornare indietro serviva per quel talismano. Va bene. Ragazzuoli. Con questo abbiamo completato il nostro rientro nella città di, anzi nella capitale.
Il nostro prossimo passaggio sarà tornare qui per andare per il tentativo di spaccare il boss. Per il resto credo che la mappa di Elden Ring non abbia più particolari segreti da rivelare. A meno che, come al solito, gironzolando per expare e magari per aiutando qualcuno che mi evoca, non trovo qualche punto nuovo. Non so se c'è qualcosa sotto questa nuvola nascosto. Comunque, scherzi a parte, con questo abbiamo terminato. Ciao ciao!